Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti a questa nuova pratica dedicata all'apertura verso il nuovo. Lavoreremo sul secondo e il quarto chakra in particolare. Iniziamo seduti a gambe incrociate, con le mani sulle ginocchia. Teniamo la schiena ben allungata. Se abbiamo difficoltà a mantenere questa posizione, possiamo sederci sopra a un cuscino o un blocco yoga. Cerchiamo di sentire la respirazione che sale dalla base della colonna, dall'osso sacro, fino alla fontanella sopra la testa. Inspirando facciamo salire l'aria fino alla testa, espirando la facciamo scendere fino al pavimento. Cerchiamo di mantenere la concentrazione sul nostro respiro e sentiamo il flusso dell'aria che sale e scende, creando pace all'interno del corpo e della mente. Manteniamo il contatto visivo con il nostro respiro, visualizzando letteralmente l'aria che sale e che scende, donandoci calma ad ogni flusso di respirazione. Teniamo ancora qualche respiro profondo e ora portiamo le braccia verso l'alto, uniamo i palmi e portiamo le radici dei pollici al terzo occhio in mezzo alle sopracciglia. Scendiamo adesso a livello della bocca e scendiamo a livello del cuore. Di nuovo, inspirando, riportiamo sulle braccia e adesso scendiamo con la mano sinistra allungando il braccio destro. Ritorniamo lentamente al centro, tutte e due le braccia verso l'alto, scendo con la mano destra, allungo il braccio sinistro. Lentamente ritorno su, tutte e due le braccia verso l'alto. Mani dietro alla testa, inspirando apro il mento verso l'alto, espirando scendo col mento al petto, chiudendo i gomiti. Allungo la cervicale. E adesso, inspirando, ritorno al centro, allungo le braccia. Espirando, apriamo e riportiamo le mani sulle ginocchia. Ora andiamo in retroversione col bacino. Inspirando anteroversione e guardiamo su, espirando mento al petto faccio una curva indietro, inspirando in arco. Un'ultima volta espiro, inspiro in arco su. Ora andiamo ad allungare la gamba sinistra, portiamo le braccia verso l'alto, abbracciamo i gomiti uno con l'altro e andiamo in flessione verso la gamba sinistra, allungando tutto il nostro fianco destro. Lentamente ritorniamo su, lasciamo le braccia, torniamo con la gamba piegata e andiamo ad allungare la gamba destra questa volta. Su tutte e due le braccia, di nuovo inspiro, afferro i gomiti, mantengo l'apertura del torace e delle spalle e vado in flessione verso la gamba destra. Lascio andare anche la testa. Lentamente ritorno su. Lascio le braccia. E adesso allungo tutte e due le gambe, scendo a terra. Ginocchia al petto. Prendiamo l'esterno del piede. Andiamo ad aprire le anche ed onduliamo nell'happy baby a destra e a sinistra. Se non riusciamo ad afferrare l'esterno del piede, possiamo afferrare le tibie o le caviglie. E adesso ci fermiamo al centro, cercando di spingere le ginocchia verso il pavimento il più possibile. Rimaniamo un attimo in questa posizione di apertura e lasciamo andare adesso ginocchia al petto.
e andiamo in torsione con le gambe verso destra, guardando la mano sinistra. Ritorniamo al centro, gambe a sinistra, guardiamo la mano destra, cerchiamo sempre di mantenere la spalla destra, in questo caso, a terra. Ritorniamo lentamente al centro, appoggiamo i piedi, braccia lungo il corpo, andiamo a sollevare il bacino nel ponte, molto lentamente. Se riusciamo adesso andiamo a intrecciare le dita delle mani, stendiamo i gomiti e cerchiamo di fare un pochino di pressione con le braccia a terra per salire ancora di più col bacino. Lasciamo le braccia e lentamente ritorniamo giù. Da qui andiamo a stendere tutte e due le gambe. Cerchiamo di afferrare o le caviglie o le tibie, i polpacci. Se riusciamo arriviamo ai piedi e manteniamo un attimo questa estensione delle gambe. Non forziamo eccessivamente, ci stiamo ancora riscaldando, quindi assecondiamo il corpo. Manteniamo l'allungamento. Respiriamo profondamente. E adesso lentamente pieghiamo le ginocchia, lasciamo le braccia dietro, piedi a terra e andiamo a dondolare con le ginocchia a destra e a sinistra, andando ad ammorbidire la zona lombare. Lasciamo le braccia rilassate. Riportiamo le ginocchia al petto e ci dondoliamo per salire su. Incrociamo le gambe e adesso passiamo in quadrupedia. Assicuriamoci di avere le ginocchia sotto le anche e le mani sotto le spalle. E da qui andiamo a fare delle circonduzioni col bacino, cercando di sciogliere bene le anche. Andiamo sempre nella stessa direzione. E cambiamo adesso dall'altra parte. Quindi cambio il giro e sciolgo nel senso opposto. Cerco di ammorbidire sempre di più tutta la zona lombare e il bacino. Ci fermiamo adesso al centro e lentamente andiamo ad allungare la gamba destra indietro. Rimaniamo con il petto verso il pavimento, allungando le braccia distese. Rimaniamo qui qualche respiro. Sentiamo lo psoas destro che si distende e si rilassa. Lentamente ritorniamo su e cambiamo gamba, gamba sinistra dietro e rimaniamo sul ginocchio destro. Ora è lo psoas sinistro che si distende a livello dell'anca. Manteniamo una respirazione costante. Inspiro ed espiro lentamente. Ora ritorniamo in quadrupedia, riportiamo le mani sotto alle spalle, puntiamo i piedi, stacchiamo di qualche centimetro le ginocchia dal pavimento e da qui lentamente ci portiamo nel primo cane a testa in giù, in Adho Mukha Svanasana. Rimaniamo qui e ammorbidiamo le gambe, pedalando destra e sinistra. Ammorbidiamo la posizione dolcemente. Stendiamo adesso le gambe e srotoliamo la colonna in plank, piegando le ginocchia, portando il bacino in verso l'alto e ritorniamo nel cane, a testa in giù. Srotolo la colonna in avanti, piego le ginocchia e ritorno nel cane, a testa in giù. Ancora un'ultima volta, ispirando torno in Adho Mukha Svanasana. E adesso, un passetto alla volta, avviciniamo i piedi alle mani. Rimaniamo un attimo giù verso le gambe stese, lasciamo andare bene la cervicale che si ammorbida verso il pavimento e lentamente srotoliamo la colonna, inspirando solleviamo le braccia verso l'alto, espirando palmi al petto, mani in preghiera.
rimaniamo un attimo in contatto con noi stessi, un attimo qui al centro. E di nuovo inspirando apriamo le braccia, uniamo i palmi, inarchiamo leggermente indietro il torace e scendiamo completamente giù in Uttanasana. Inspirando allunghiamo la schiena piatta, espirando scendiamo giù. Un passo indietro con la gamba destra, appoggiamo il ginocchio nell'affondo basso in Anjaliasana e apriamo il petto verso l'alto. Manteniamo un attimo questo allungamento sempre a livello dello psoas della nostra anca destra. Elsa nel frattempo tenta una scalata lungo la mia schiena, inarrestabile. Raggiungo adesso con il piede sinistro il piede destro nella panca, appoggio le ginocchia, scendo col petto a terra e inspirando vado nella posizione del cobra, Bhujangasana. Espirando scendo giù, spingo indietro e ritorno nel cane a testa in giù in Adho Mukha Svanasana. Cerco di allungare sempre di più la posizione ogni volta che torno in Adho Mukha. Passo avanti con la gamba destra oppure piccoli passettini se ho difficoltà nell'affondo. Chiudo con il piede sinistro e lentamente srotolo di nuovo la colonna verso l'alto, inspirando apro le braccia e espirando mani in preghiera al petto ritorno. Rimaniamo un attimo in contatto e di nuovo inspirando portiamo sulle braccia per ripetere tutto dall'altra parte, espirando scendiamo giù in Uttanasana, inspirando allunghiamo la schiena, espirando facciamo un passo indietro con la gamba sinistra, appoggiamo in Anjaliasana, appoggiamo il ginocchio sinistro e apriamo bene il petto verso l'alto. Manteniamo la nostra apertura, puntiamo le dita dietro, stendiamo il ginocchio e raggiungiamo il piede sinistro col piede destro nella panca. Ginocchia a terra, scendo col petto giù e Bhujangasana, inspirando, salgo con la schiena. Espirando, scendo giù, spingo indietro e vado nel cane a testa in giù in Adho Mukha Svanasana. Resto qui nella posizione. Faccio un passo in avanti con la gamba sinistra, resto un attimo in affondo alto e raggiungo con la gamba destra Uttanasana, inspirando lentamente salgo su, braccia verso l'alto, unisco i palmi delle mani e scendo al petto, espiro. Resto un attimo in contatto con me stessa, mantengo le radici dei pollici al petto. Tengo un attimo per me per ricentrarmi. E di nuovo inspiro, allungo le braccia su, scendo Uttanasana, inspiro, mezza salita della schiena, allungo, espiro di nuovo destra dietro in affondo, Anjaliasana, apro il petto e questa volta sollevo le braccia verso l'alto, unisco le mani in preghiera, le porto dietro alla schiena cercando di aprire ancora di più il petto, porto anche leggermente il mento verso l'alto. Ritorno, braccia distese e a terra. Raggiungo col piede sinistro la gamba destra, panca, scendo giù, questa volta se riesco vado con un chaturanga e inspirando allungo in Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana vado dietro. Se ho difficoltà in Urdhva Mukha posso sempre andare in Bhujangasana. Passo avanti con la gamba destra, apro il petto, passo con la gamba sinistra, Uttanasana, inspirando torno su, unisco i palmi delle mani e li porto al petto. Ripeto tutto dall'altra parte, inspiro, allungo, espiro, Uttanasana, inspiro, allungo la schiena, mezza salita, espiro, scendo e vado in affondo con la gamba sinistra, Anjaliasana. Appoggio il ginocchio sulle braccia, unisco i palmi delle mani insieme e li porto dietro alla schiena all'altezza delle scapole. Resto in apertura, guardo leggermente verso l'alto. Cerco di sentire bene l'apertura del torace verso il soffitto. Stendo le braccia, guardo su e riporto le mani a terra. Raggiungo nella panca
Scendo, espiro, chaturanga, o ginocchia a terra se ho difficoltà, inspiro urdhva mukha svanasana oppure cobra e scendo indietro di nuovo in adho mukha svanasana, nel kana testa in giù. Resto, passo avanti con la gamba sinistra, apro il petto, raggiungo con la gamba destra. Ricordo sempre che se abbiamo difficoltà con gli affondi alti, possiamo sempre fare dei passettini in avanti per ritornare al centro. Riportiamo le mani al petto e rimaniamo un attimo qui. Rimettiamoci in contatto con noi stessi prima di ricominciare. Inspirando, torniamo ad aprire le braccia verso l'alto e questa volta cerchiamo di inarcare leggermente la schiena. Espirando, scendiamo in Uttanasana. Inspirando, mezza salita. Espirando, passo indietro con la gamba destra. Appoggio il ginocchio, riporto le braccia direttamente su, mani in preghiera dietro alle scapole, apro il petto. Ritorno, espiro, riappoggio le braccia a terra. E adesso porto tutte e due le mani all'interno del piede sinistro e cerco di aprire l'anca sinistra verso l'esterno. Inspirando apro il braccio sinistro in torsione ed espirando lentamente scendo indietro portando il dorso della mano sinistra sul gluteo destro. Mantengo questa apertura del torace, se posso guardo verso l'alto altrimenti dritto davanti a noi. Inspirando ritorno col braccio allungato, riappoggio la mano sinistra a terra, punto il piede destro dietro, stacco il ginocchio e raggiungo, questa volta porto la gamba sinistra verso l'alto nel kana tre zampe. Piego il ginocchio e lascio l'anca in apertura, lascio cadere il piede oltre alla gamba destra. Ritorno nell'adho mukha svanasana, nel kana a testa in giù, srotolo la schiena chaturanga. Inspiro urdhva mukha, espiro adho mukha. Resto di nuovo qua nel kana a testa in giù. Ora passo avanti con la destra, raggiungo con la sinistra uttanasana e lentamente ritorno su, allungo le braccia verso l'alto e espiro mani al petto. Di nuovo inspiro, allungo verso l'alto, espiro, Uttanasana, scendo giù. Inspirando, allungo la schiena, mezza salita, espirando, scendo, vado in affondo con la gamba sinistra, questa volta quindi appoggio il ginocchio in Anjaliasana, porto le braccia verso l'alto, mani in preghiera dietro le scapole, apro il petto. Tengo un attimo questa apertura e poi ritorno, mani a terra, porto tutte e due le mani all'interno del piede destro, lascio cadere il ginocchio destro verso l'esterno. Ora raddrizzo il ginocchio e porto il braccio destro verso l'alto. Se posso guardo la mano in torsione, altrimenti guardo dritto. Porto adesso il dorso della mano destra dietro al gluteo sinistro e mantengo lo sguardo se posso sempre verso l'alto. Apro le spalle, respiro. Allungo di nuovo il braccio, riporto la mano a terra. Spingo indietro e vado ad allungare la gamba destra verso l'alto nel kana tre zampe. Apro l'anca piegando il ginocchio e lascio cadere il piede oltre la gamba sinistra. Ritorno al centro e vado in adho mukha svanasana. Srotolo la schiena, plank, chaturanga, inspirando, kana a testa in su. Espirando, kana a testa in giù. Ora un affondo avanti, passo avanti con la gamba sinistra, raggiungo con la destra, lentamente. Srotolo la schiena, inspiro, braccia su, mani a contatto, in preghiera, al petto. Inspiro, riporto sulle braccia. Espiro, scendo giù, Uttanasana. Inspiro, allungo. Espiro, scendo. Vado indietro adesso con la gamba destra nuovamente, Anjaliasana. Vado diretta adesso nel flow, quindi braccia dietro e allungo avanti.
lascio entrambe le mani all'interno del piede sinistro e se riesco adesso posso scendere sull'avambraccio, quindi appoggiando i gomiti a terra. Lascio sempre cadere il ginocchio verso l'esterno. Allungo il braccio sinistro in torsione e vado a portare la mano dietro al gluteo. Se ho necessità lavoro sempre sulle mani e non sui gomiti. Ritorno, riappoggio i gomiti, riappoggio le mani, stacco e vado col piede indietro, cane a tre zampe. Lascio cadere l'anca oltre alla gamba destra. Ritorno al centro, Adho Mukha Svanasana, quindi riappoggio il piede, allungo la schiena. Srotolo in plank, scendo in chaturanga, inspirando Urdhva Mukha Svanasana, guardo su, torno in Adho Mukha, respiro bene. Ci prepariamo a tornare al centro, quindi un passo in avanti con la gamba destra o piccoli passi verso le mani. Raggiungo con la sinistra, espiro, inspiro, allungo verso l'alto e mani al petto. Dall'altra parte inspiro, cerchiamo di rendere il flow sempre più collegato, sempre più naturale. Inspiro, allungo la schiena, espiro, scendo Uttanasana, vado indietro con il piede sinistro, allungo le braccia, le porto direttamente dietro la schiena. Espirando, ritorno mani all'interno del piede destro. Ora scendo sui gomiti se posso, altrimenti resto sulle mani. Lascio cadere l'anca destra verso l'esterno. Rimango, porto sul braccio destro e vado direttamente dietro la schiena, dorso della mano a contatto con la nostra lombare o il gluteo, guardo su, e lentamente ritorno, porto sul braccio, riappoggio, mani appoggiate bene, punto indietro il piede e vado con la gamba destra indietro verso l'alto, piego il ginocchio e lascio cadere il piede verso l'esterno della gamba sinistra, ritorno al centro in Adho Mukha Svanasana, mantengo un attimo la posizione, passo avanti con la gamba sinistra, raggiungo con la gamba destra e giù Uttanasana, srotolo lentamente la schiena, inspiro, braccia verso l'alto, espiro. Riporto le mani al petto. Tengo un attimo questa posizione, un attimo di contatto di nuovo con noi stessi prima di ricominciare. E ci prepariamo a rifare il flow sempre un pochino più veloce e collegando ogni asana all'altra. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana, porto indietro il piede destro, affondo basso, mani in preghiera dietro le scapole, ritorno subito, vado con i gomiti a terra, vado in torsione direttamente con il braccio sinistro, ritorno al centro, stacco e porto il piede sinistro verso l'alto, piego il ginocchio e lascio in apertura l'anca. E adesso passiamo direttamente in avanti con la gamba sinistra, andando nella posizione del piccione. Se possiamo, cerchiamo di aprire bene il petto verso l'alto, avvicinando le mani e raddrizzando la schiena il più possibile. Inspiro ed espirando, lentamente se riusciamo, andiamo in avanti, cercando di appoggiare la fronte a terra. Rimaniamo un attimo in questa posizione. Possiamo appoggiare la testa anche ad un cuscino se abbiamo difficoltà. Lentamente ritorniamo, raddrizziamo la schiena e adesso cerchiamo di afferrare con la mano sinistra il piede sinistro. Se abbiamo difficoltà qui possiamo usare una corda oppure semplicemente possiamo rimanere nella posizione del piccione senza avvicinare il piede. Se invece riusciamo, possiamo sollevare il braccio sinistro e afferrare la mano destra, incastrando il piede nel gomito destro, nel mermaid pose. Liberiamo la posizione, usciamo dall'asana, riportiamo le mani a terra e di nuovo il piede torna verso l'alto. Appoggiamo in Adho Mukha Svanasana. E ritorniamo con l'affondo alto, passo destra, passo sinistra, ritorno, srotolo la schiena, inspiro, mani in preghiera al petto.
tutto a sinistra, inspiro, cerchiamo di andare spediti nella prima parte, espiro, scendo, inspiro, allungo, schiena piatta, espiro, scendo, vado indietro con il piede sinistro, affondo alto, Anjaliasana, le mani vanno dietro alla schiena, inspiro, espiro, appoggio le mani a terra, gomito appoggiato e vado in torsione con il braccio destro. Guardo verso l'alto, ritorno, appoggio le mani, spingo indietro, vado a sollevare la gamba destra verso il soffitto, piego il ginocchio e apro l'anca il più possibile. Vado in avanti e scendo nella posizione del piccione. Adesso cerco di raddrizzare bene la schiena come ho fatto dall'altra parte, apro il petto, allungo bene e da qui, espirando, scendo verso il pavimento. Ricordiamoci la possibilità di usare dei props, degli aiuti, quindi un cuscino in questo caso sotto il torace per aiutarci a scendere, oppure possiamo semplicemente rimanere su senza andare giù. Respiriamo, teniamo l'apertura dell'anca, lentamente ci spingiamo su di nuovo, inspiro lungo la schiena e ora con la mano sinistra cerco di afferrare il piede sinistro o la caviglia. Se riesco ad afferrare bene posso arrivare fino al gomito, incastrando il piede nel gomito, sollevare la mano destra e cercare adesso di prendere con la mano destra la mano sinistra nel mermaid pose. Rimaniamo, solleviamo anche il mento un pochettino, se riusciamo a tenere l'asana. E adesso liberiamo la posizione, quindi andiamo a sciogliere il braccio, mani a terra, punto indietro il piede sinistro, sollevo il piede destro verso l'alto, stendo bene, riappoggio tutti e due i piedi in Adho Mukha Svanasana, passo adesso sulle ginocchia e siedo in Balasana. Riposiamo un attimo in questa posizione, ora la fronte a terra, le braccia sono rilassate in avanti e srotoliamo lentamente la schiena raddrizzandoci sulle ginocchia. Saliamo con il bacino e da qui portando le mani sui fianchi ci inarchiamo indietro molto lentamente e espirando ritorniamo al centro. Inspirando, di nuovo ci inarchiamo indietro, espirando, ritorniamo al centro. Adesso se riusciamo possiamo andare con le mani verso le caviglie, cercando di aumentare l'arco della nostra schiena. Rimaniamo qualche respiro in Ustrasana, cercando di portare il petto verso l'alto il più possibile. Espirando, mani ai fianchi e ritorniamo su. Rifacciamolo ancora una volta. Possiamo lasciare le mani ai fianchi oppure possiamo andare in Ustrasana completo appoggiando le mani alle caviglie o ai talloni. Restiamo in apertura. Espirando, mani ai fianchi, ritorniamo. Ok, ora ci sediamo indietro. Mani avanti e di nuovo Balasana per compensare. Chiudiamo la schiena in avanti. Ora se riusciamo possiamo andare a portare le mani dietro ai piedi, verso i piedi, afferriamo i talloni, puntiamo la testa sul pavimento e cerchiamo di spingere la schiena in avanti andando in una contrazione. Ci riappoggiamo i talloni e srotoliamo la schiena. Ora andiamo ad allungare le gambe avanti, distese, solleviamo le braccia verso l'alto, mani in preghiera dietro le scapole come abbiamo fatto in Anjaliasana. Inspiro di nuovo avanti, espiro Paschimottanasana. Vado con le mani verso i piedi, arrivo dove riesco, posso afferrare le caviglie, posso afferrare i piedi. Se ho difficoltà posso usare una corda per aiutarmi portandola sotto alle piante dei piedi o un asciugamano. Manteniamo qualche respiro profondo, questa posizione di chiusura dopo tutte queste aperture. Abbiamo bisogno di compensare con questa controposizione molto importante.
Restiamo in ascolto di noi stessi, lasciamoci andare ad ogni espirazione. Ora lentamente srotoliamo la schiena. Andiamo a piegare il ginocchio destro, accavalliamo la gamba destra alla sinistra, solleviamo il braccio sinistro, andiamo in torsione verso destra, incastriamo il gomito all'esterno del ginocchio destro. Rimaniamo in questa posizione cercando di sentire l'apertura del torace ad ogni inspirazione ed espirazione. Ritorniamo su con il braccio al centro e cambiamo la gamba, pieghiamo il ginocchio sinistro, accavalliamo la gamba sinistra alla destra, sul braccio destro, torsione, gomito all'esterno del ginocchio sinistro. Cerchiamo di spingere con la mano a terra per sollevare la zona lombare. Respiriamo profondamente, sentiamo la schiena che cresce verso l'alto. Adesso inspirando allunghiamo il braccio su, ci raddrizziamo, stendiamo tutte e due le gambe. Adesso lentamente srotoliamo la schiena e ci appoggiamo a terra. Piedi alla larghezza delle anche, spingiamo sul bacino nel ponte. Se riusciamo intrecciamo le dita delle mani, stendiamo bene i gomiti e portiamo il peso sulle spalle ancora un pochino di più, aumentando il nostro ponte. Lasciamo le braccia e scendiamo giù. Ora, se riusciamo, possiamo afferrare le caviglie, altrimenti continuiamo il ponte come abbiamo fatto prima. Se riusciamo ad afferrare le caviglie, cerchiamo di avvicinare le scapole e spingere bene il peso sulle spalle. Lentamente scendiamo di nuovo giù. Ora andiamo in Alasana, la posizione dell'aratro, quindi portiamo i piedi indietro e lasciamo le braccia distese sul pavimento, oppure se riusciamo andiamo ad intrecciare le dita delle mani una con l'altra. Estendiamo i gomiti. Cerchiamo di sentire bene la cervicale che si allunga. Se abbiamo tensione possiamo mettere le mani dietro la schiena. Respiriamo lentamente. Ora andiamo a portare le mani dietro alla zona lombare e solleviamo le gambe, portandoci nella posizione della candela. Cerchiamo di mantenere un'unica linea dai piedi alle spalle, se possiamo. Se sentiamo che questa posizione è troppo intensa, possiamo rimanere in Alasana. Respiriamo lentamente. E ci prepariamo a scendere, quindi porto i piedi a terra in Alasana nuovamente, stendo le braccia, srotolo la schiena e lentamente ritorno con tutta la schiena appoggiata. Prendiamo le ginocchia al petto, le stringiamo noi, solleviamo la testa e riappoggiamo tutto giù. Adesso da qui andiamo a terminare la nostra pratica stendendo le gambe, lasciando tutto il corpo rilassato in Shavasana. Rimaniamo in questa posizione. Cominciamo adesso a sentire il corpo che diventa sempre più pesante. Sentiamo i piedi che cominciano ad affondare sul tappetino. Sentiamo le ginocchia, sentiamo le anche pesanti verso terra. Concentriamoci su tutti i nostri punti di appoggio. Sentiamo il dorso delle mani appoggiato al pavimento. Sentiamo i gomiti e le spalle che cadono verso terra. Sentiamo la pancia rilassata, il torace a
aperto e rilassato. Rilassiamo i muscoli del collo e cominciamo a percepire la testa sempre più pesante. Togliamo le tensioni dai muscoli del viso, rilassiamo la bocca, gli occhi e le sopracciglia. Sentiamo tutto il corpo completamente abbandonato. Ora concentriamoci sui due chakra che abbiamo lavorato durante la lezione. Pensiamo al secondo chakra, sotto l'ombelico, e al quarto chakra, a livello del cuore. Immaginiamo rispettivamente due sfere colorate, una arancione a livello del secondo chakra sotto l'ombelico e una verde a livello del quarto chakra, il cuore. Visualizziamo questi due punti luminosi nel corpo e sentiamoli collegati uno all'altro. Immaginiamo che i dolori vadano uno verso l'altro attraverso la colonna vertebrale e si mischino insieme a metà strada. Trasformiamo l'arancione in verde e il verde in arancione. Cerchiamo di percepire le due aperture a livello di questi chakra. Percepiamo il secondo chakra, la nostra creatività, la nostra gioia, il bambino interiore che abbiamo dentro. Cerchiamo di dare luminosità a questo colore mano a mano che ci concentriamo sulla caratteristica principale di questo chakra. Il piacere, il divertimento, il gusto nell'aver praticato, la gioia nell'aver praticato, il giocare con noi stessi e lo sperimentarci. Ora saliamo dal secondo chakra e facciamo sfumare il colore fino al quarto a livello del cuore. E qui sentiamo l'apertura del torace. Visualizziamo letteralmente il cuore più aperto, più grande, il colore verde che si espande per tutta la gabbia toracica. Usiamo adesso questa gioia proveniente dal secondo chakra per curare il quarto chakra. Quando non riusciamo ad andare avanti nella vita e siamo stagnati in un punto, perché molto spesso rifiutiamo il nuovo, rifiutiamo ciò che non conosciamo e ci chiudiamo al nuovo. Le motivazioni per cui possiamo chiuderci sono parecchie, a volte possiamo essere chiusi perché abbiamo sofferto. E nel quarto chakra andiamo proprio a curare questa sofferenza, utilizzando la curiosità del bambino del secondo chakra. Prendiamo la voglia di sperimentarci senza essere frenati dai dolori del passato. Cerchiamo di percepire il quarto chakra libero, aperto, libero dalle sofferenze, libero dalla paura di soffrire di nuovo. Diamoci la possibilità di amare e di essere amati. Qualsiasi cosa abbiamo vissuto in passato, siamo sempre stati noi responsabili di ciò che è accaduto. Siamo sempre stati noi a permettere che una persona ci facesse del male. Quindi in questo momento perdoniamoci. E ogni volta che il colore si irradia per tutto il corpo mentre inspiriamo, sentiamo il colore verde che perdona tutto il nostro corpo. Attraverso questo colore
andiamo a perdonarci e a permetterci di andare avanti e di essere più aperti, più curiosi verso il nuovo. Ora cerchiamo di mantenere attivi i collegamenti tra questi due chakra. Manteniamo attivo quel canale che abbiamo visualizzato, attraverso il quale i colori cambiano e si trasformano. E continuiamo a percepire questa sensazione di entusiasmo, creatività, curiosità, eccitazione, di amore e di perdono. Manteniamo viva questa sensazione dentro noi per tutto il giorno, per tutta la notte, se stiamo praticando di sera. Ora, molto lentamente, riprendiamo consapevolezza del nostro corpo ed iniziamo a muovere le dita delle mani e le dita dei piedi, riprendendo la nostra consapevolezza. Quando ci sentiamo pronti, ci possiamo portare su un fianco e ci portiamo in posizione fetale, rannicchiati, ancora ad occhi chiusi. Rimaniamo un attimo e piano piano ci rialziamo e ritorniamo a sederci a gambe incrociate come all'inizio. Riportiamo le mani al petto in preghiera, radici dei pollici a contatto con lo sterno e ascoltiamoci. Rimaniamo in contatto con noi stessi. Ora inspirando, apriamo le braccia e le portiamo verso l'alto. Uniamo le mani in preghiera, rimaniamo un attimo in allungamento e lentamente scendiamo, portando i pollici all'altezza delle sopracciglia, della bocca e infine del nostro cuore. Ottimo, grazie per aver praticato con me. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere le prossime pratiche. E se il video ti è piaciuto e ti ha fatto stare un pochino meglio, lascia un like. Al prossimo video. Namaste.